sotto la lente del governo. Inter in pericolo, che ne sarà? L'Inter, fresca di uno scudetto conquistato con merito, si trova ora al centro di un vortice di polemiche e sospetti. Il motivo? Prima di avviare il video desidero farti notare l'importanza di fare clic sul pulsante iscriviti e di lasciare un mi piace. Una situazione finanziaria delicata, con un debito di circa 500 milioni che incombe sul presidente Zhang e l'ombra di un controllo governativo sempre più vicina. La notizia del giorno ruota attorno all'intervento del governo italiano, che sembra intenzionato a verificare i conti delle società sportive, con l'Inter come uno dei principali obiettivi. Secondo alcuni esperti, tre a cui l'agente di calciatori Giovanni Branchini, questa mossa potrebbe avere implicazioni profonde per il club e per l'intera Serie A. Branchini, durante un'intervista rilasciata a Tutto Mercato Web, ha spiegato come le recenti indiscrezioni sulla situazione finanziaria dell'Inter abbiano spinto il governo a cercare maggiore chiarezza nei bilanci delle società calcistiche. A suo parere, le continue speculazioni e i dubbi sulla stabilità finanziaria del club nerazzurro hanno indotto le autorità a intervenire. Il ruolo di questa agenzia di controllo governativa sarebbe quello di indagare, con la possibilità di imporre sanzioni in caso di irregolarità. Branchini ha affermato che l'iniziativa nasce proprio dalla percezione che il calcio italiano necessiti di maggiori regole e trasparenza. Tuttavia, aggiunge, il rischio di eccessiva ingerenza governativa potrebbe minare l'autonomia dello sport e persino portare a conflitti con enti internazionali come FIFA e UEFA. Un punto interessante sollevato da Branchini è il rischio di una Superlega o di una competizione parallela, nel caso in cui le autorità calcistiche non riuscissero a mantenere l'equilibrio tra controllo e autonomia. Ciò potrebbe avere effetti di vasta portata sul calcio italiano e internazionale, creando un ambiente in cui le società potrebbero cercare maggiore indipendenza. Cosa succederà all'Inter se il controllo governativo rivelasse problemi significativi? Quali conseguenze ci sarebbero per l'intera Serie A? E come reagirebbero FIFA e UEFA a un'eventuale svolta verso una Superlega? Lasciamo a voi la parola nei commenti. Credete che il governo stia facendo la cosa giusta, oppure questa mossa porterà solo a ulteriori complicazioni nel mondo del calcio?